Io oggi ho preso spunto dal titolo, ovvero, di questo Spiriti liberi, e ho intitolato il, uh, questo breve intervento, appunto come dicevi tu, Marco, prima, Lascia il tuo segno. E prendo spunto da una frase dal film Jobs del 2013, detta proprio da Steve Jobs, che io considero comunque... Uno spirito, uno spirito libero. E la frase è questa: questo è per i folli, per gli anticonformisti, per i ribelli, per i piantagrane, per i quattrocchi, a tutti coloro che vedono le cose in maniera differente, a tutti coloro che non amano le regole, a coloro che non rispettano lo status quo. Potete citarli, essere in disaccordo con loro, glorificarli o denigrarli, ma l'unica cosa che non potete mai fare è ignorarli perché loro cambieranno le cose, fanno progredire l'umanità e mentre qualcuno potrebbe definirli folli, noi ne vediamo la genialità, perché coloro che sono abbastanza folli da pensare di poter cambiare il mondo lo cambieranno davvero. Ed è per questo che io considero queste persone dei veri spiriti eh, liberi. Allora, secondo il dizionario etimologico, il folle è colui che ha la testa soffietto, la testa piena di vento, ovvero, e questa è l'interpretazione che do io, perché ovviamente tutto quello che dirò, l'interpretazione è mia, sia chiaro: a mio avviso, coloro che non seguono condizionamenti, credenze e manipolazioni. Gli anticonformisti sono coloro che hanno diversa forma perché diversa è la loro sostanza, diversa da ciò che gli altri vogliono che sia. Sono coloro fuori dal comfort, ovvero che sono in grado di gestire ogni situazione. Abbiamo poi i ribelli e il ribelle è colui che torna al bello, alla bellezza della vita, della propria esistenza eh, vissuta però secondo i propri canoni per raggiungere quella che è la realizzazione della missione terrestre attraverso lo scopo dell'incarnazione. Per quanto riguarda i piantagrane, andiamo a vedere innanzitutto cos'è la grana. E la grana è la costituzione molecolare di tutti i solidi, peculiare per ogni elemento. I piantagrane sono coloro che costituiscono nuove grane non comprese dagli individui comuni. E poi Steve Jobs nomina i quattr'occhi, che sono coloro che, almeno quando io ero piccola, eh, ora. Probabilmente non è più così, venivano bullizzati perché potevano vedere oltre grazie all'utilizzo di uno strumento ritenuto oggetto di scherno per coloro che non comprendevano e intendo appunto gli occhiali. Vedevano, però, in modo differente, proprio come tutte le altre categorie che ho, appena, che ha, che ho citato io, ma che ha citato prima Steve Jobs. E persone in grado di estrarre il meglio da ciò che la vita, la natura e la società offrono loro come materia prima. Hanno questa caratteristica in comune che non amano le regole ma rispettano le leggi perché le prime dipendono dall'etica di quel momento e da chi crea quell'etica, le seconde invece sono universali. Non rispettano lo status quo perché significa limitare i talenti, significa staticità, mentre la loro esistenza è un turbinio di dinamicità che va a creare cambiamenti utili per se stessi e per l'umanità. Sono persone geniali, poiché costantemente danno retta a se stessi, al proprio io, all'interno dove dimora la loro essenza per esprimerla poi così all'esterno manifestando l'unicità che loro sono. Anche volendo, è impossibile ignorarli perché sono coloro che generano il cambiamento e per gli altri rimane solo il subire il cambiamento. Ecco perché è impossibile ignorarli. E allora a questo punto arriva il mio augurio di questa fine 2023. E questo augurio è che il 2024 sia un anno per ognuno nella sua intimità di genialità, di ribellione, di follia, di anticonformismo, di piantagrane e di quattr'occhi, perché abbiamo solo una scelta, generare o subire il cambiamento. Steve Jobs, sempre tornando appunto, visto che abbiamo citato quella frase, in un momento di totale confusione societaria, alla domanda: e adesso c'è cioè come per dire cosa, cosa faremo adesso? La sua risposta fu molto chiara e disse esattamente questo: e adesso lasceremo un segno nell'universo e quindi che ognuno di noi lasci il proprio. Con questo io concludo questo mio intervento e auguro veramente un felice 2024 a tutti e quanti, e a tutti, con l'augurio di essere degli spiriti liberi.